motivazioni sono riassumibili con due parole: continuità e, in un certo qual senso, fedeltà. Da Palazzo Gentile arriva l'ultima novità. Dopo l'addio di Rosa Calò e l'arrivo nell'esecutivo cittadino di Rosalba Camasta in quota 70032 Città in Movimento, fa nuovamente capolino il vice sindaco. La scelta è ricaduta su Rocco Mangini, l'unico assessore che da 8 anni è ininterrottamente al suo posto e che ha anche le deleghe al marketing territoriale, politiche culturali, del turismo e della partecipazione attiva. Perché proprio lui? La nomina, ed è stato il sindaco Michele Abaticchio a sottolinearlo, rientra in una logica di raccordo dell'amministrazione comunale in un periodo politicamente delicato, in ragione delle prossime scadenze elettorali regionali. Non è tutto, perché il primo cittadino si dice sicuro che Mangini, fino a tale data, e quindi 20 e 21 settembre, saprà garantire la necessaria continuità nell'azione amministrativa e anche sostituirlo quando sarà necessario. Un dubbio, però, si innalza. Tale scelta, quindi, è a tempo? E cosa accadrà dal 22 settembre in poi?